Benvenuti a tutti da Nonna Stefania. Vi faccio vedere una ricetta. Sono cipolle di Tropea in agrodolce. Le cuociamo, facciamo una cosa un po' alternativa, in vasocottura. Chi conosce la vasocottura sa che si fa normalmente col microonde in pochi minuti. Volevo dimostrarvi che si può fare mettendoci più tempo, sporcando anche un pochino meno, secondo me, rispetto al microonde. Ci vuole però invece che 10 minuti, 40-50 minuti. E si possono fare delle ottime ricette che poi hanno il pregio, come quelle fatte in vasocottura nel microonde, di poter essere conservate in frigo, pardon, per un 10-15 giorni, una volta che il barattolino è andato in sottovuoto. Quindi che cosa ci serve? La vaporiera esterna, se vogliamo fare un po' di barattoli. Ovviamente riempiremo fino ai 700 ml con acqua il nostro cuoco. Io ora ho messo il fondo piatto perché se dobbiamo fare pochi barattolini possiamo mettere un canovaccio e mettere direttamente i barattolini dentro al companion. Io adesso farò mezzo chilo di cipolle, mezzo chilo di cipolle non ci starebbero, due barattoli grandi. Per farvi vedere anche la comodità di fare eventualmente delle monoporzioni, userò un barattolo da 540 ml. E dei barattolini sono questi, se non ricordo male, da 200 o 220 ml. Non li andremo a riempire tutti come si fa normalmente con la vasocottura. Passiamo agli ingredienti: mezzo chilo di cipolle di Tropea, circa 150 ml di aceto rosso. Io adesso non ve l'ho tirato fuori, ma ve lo dico intanto: 15-20 grammi di zucchero. Mi sono dimenticata qua mentre preparavo la linea. E 400 ml di acqua, più io già le ho spezzettate visto che devo fare quattro vasetti, un paio di foglie di alloro, sale e pepe, eccoli qua, quanto basta. Abbiate pazienza, lo zucchero ormai me lo devo dimenticare, quindi lo dimentico anche nelle ricette, ma questa volta lo metto. Adesso interrompo un attimo il video, preparo i barattoli, semplicemente verserò all'interno in modo, diciamo, equo l'aceto, anzi prima metterò le cipolle, le condirò, metterò lo zucchero, l'aceto e l'acqua. Magari un barattolino, l'ultimo lo lasciamo così ve lo faccio vedere e poi andiamo avanti con la ricetta. Quindi a tra poco. Allora, 3 su 4 pronti i barattoli, vi faccio vedere più o meno all'interno la quantità che ci deve essere. Si vede così? Mi raccomando, lasciate circa due dita di spazio per almeno per quel che riguarda il liquido. Ora le cipolle sono più alte, ma cuocendo si abbassano, quindi va bene così. Vi faccio vedere, diciamo, l'assemblaggio dell'ultimo. Qui c'è lo zucchero, non si vede magari benissimo, ma vi garantisco che c'è. Andiamo a metterci ovviamente un po' di pepe. Non esagerate con sale o pepe perché gli aromi si amplificano all'interno della vasocottura. Quindi un po' di sale. Poi, ovviamente, se secondo vostro gusto ne manca un po', lo aggiungete dopo a fine cottura. Quindi si va ad aggiungere l'aceto. E l'acqua, sempre arrivando almeno a un dito sotto la posizione del coperchio del tappino, quindi ci fermiamo qua. Come vedete, ho finito l'acqua. Comunque andate un pochettino anche ad occhio in questo caso qui, perché è giusta, diciamo, dare la giusta quantità di aceto e la giusta quantità di zucchero. In un barattolo così ne mettete circa mezzo cucchiaino, in un barattolo così grande ce ne va circa un cucchiaino e mezzo, e sono in tutto sui 10-15 grammi di zucchero. Resta invariato il discorso dell'aceto, l'acqua eventualmente la mettete ad arrivare a misura. Il nostro pezzettino di foglia di alloro e si va a chiudere con i suoi gancetti. Trasferiamo tutto, sotto abbiamo già detto ci sono i 700 ml di acqua, andiamo a mettere i nostri barattoli all'interno.
Poi chiaramente potete fare più barattolini se avete più barattoli piccoli. A me piace molto la monoporzione, anche perché così questo mi permette di avere la mia dose di verdure pronta facendo il lavoro una volta. Non vi preoccupate se non si chiude bene, basta che non ci sia un grandissimo spazio. Andiamo ad impostare il programma Steam. Se cuociamo dentro, se cuociamo all'esterno, non si usa Steam, questo ve lo ricordo sempre, ma andiamo ad impostare velocità 0, 120 gradi. Queste sono le indicazioni che dà anche Moulinex per quel che riguarda l'uso della vaporiera esterna, vi faccio sempre da promemoria. E lo facciamo andare in cottura 45 minuti. Tenete presente che se fate la stessa cosa in un forno, imposterete il forno a circa 120 gradi anche lui, con l'acqua nella leccarda, i vasetti che, a bagnomaria in pratica. Se lo fate nel microonde, se siete degli esperti di vasocottura non vi devo insegnare niente. Se non lo siete, ci sono degli ottimi libri. Non è che non vi voglio dire come si fa, ma siccome ci sono delle procedure da fare a inizio, diciamo, sperimentazione della vasocottura, a parte avere i vasetti giusti, questi sono vasetti della VEC, se vi interessa poi me lo lasciate nel messaggio, vi metto il link, li trovate su Amazon e su diversi siti, e sono fatti apposta per fare questo tipo di lavoro. E ci rivediamo comunque a fine cottura, vi faccio vedere che ci saranno le cipolle che bolliranno dentro ai nostri vasetti. A più tardi. Manca circa un minuto e mezzo alla fine della cottura da 45 minuti. Vi riassumo velocemente che cosa fare una volta che ha finito di cuocere. Io ve lo scoperchierò un attimo per farvi vedere. Si dovrebbe vedere almeno i vasetti piccoli che bollono, però siccome poi la cottura continua e non dovete raffreddare immediatamente i vasetti, che altrimenti rischiano di rompersi, una volta che ha finito di cuocere semplicemente ci buttate sopra un canovaccio e lo lasciate raffreddare, quindi continuerà a cuocere almeno per un altro paio d'ore, e quando avrà cominciato a raffreddarsi, allora poi potrete maneggiare i barattoli. Comunque fate molta attenzione, verificare che siano andati sotto vuoto. Io così a occhio direi che già ci stanno andando, perché vedo che le linguette, ora ve lo faccio vedere quando scoperchio un attimo, si sono abbassate. Quando la linguetta punta della guarnizione punta verso il basso, vuol dire che il barattolo sta andando sotto vuoto. Poi comunque ve ne potete rendere conto, perché se sganciate i gancettini e provate a togliere il coperchio non si toglie. Fatelo però ovviamente solo a barattolo completamente freddo, così come questi si conservano in frigo, non vanno in dispensa, mi raccomando, e li conservate in frigo massimo un paio di settimane. Quindi fate, diciamo, queste porzioncine, specialmente se siete da soli. Ecco qua finito, quindi ve lo alzo un attimo per farvi vedere. Si vede poco, comunque i barattoli piccoli, ecco qua, stanno facendo le loro bollicine. Richiudo velocemente perché se no si raffredda troppo in fretta, e ci mettiamo sopra. Opa, ecco, il cameraman aiuta. Gli mettiamo praticamente una copertina e lo lasciamo raffreddare in questa maniera. Io questo è lo strofinaccio che uso anche per cuocerci all'interno del cuco. Velocissimamente, le verdure tipo fagiolini, peperoni a pezzi piccoli li cuocete in circa mezz'ora. Se fate una lasagnetta, proprio mettendo la lasagna con della mozzarella o del formaggio e del pomodoro, io la cuocio un'ora sui vasetti monoporzione da 250-280 ml. Non ho ancora provato a cuocerci la carne, mi devo dire la verità, però secondo me viene bene anche quella. Prossimamente magari vi faccio il pollo alle mandorle in vaso cottura, che mi dicono sia buonissimo, ancora non ho provato, anche perché io di solito lo faccio nel cuco, sapete che c'è la ricetta e viene decisamente buono. Ci rivediamo alla fine del raffreddamento, saranno 2 ore, qualcosa di più. Vi faccio vedere come saranno i vasetti e poi vi saluto per la fine video. A più tardi. Rieccoci qua, sono passate circa 2 ore e mezzo da che abbiamo finito di cuocere.
sono andati sotto vuoto, come vi dicevo, si vede dalla linguetta che punta verso il basso. Io adesso ne apro uno, vi faccio vedere, è ancora tiepido. Allora, prima di tutto ho levato i gancetti, come vedete è sotto vuoto. Per sbloccarlo, quando è così, tirate, è andato benissimo, caspita, eccolo, ce l'abbiamo fatta. Di solito succede in modo meno cruento, ma insomma, il bello della diretta, come al solito. Per consumarle queste cipolle vanno scolate e poi condite con un pochettino di olio. Allora, siccome ho il lavello pieno, mi date qualche secondo, le scolo e ve le metto nella coppetta, ve le faccio vedere nella coppetta. Proprio 2 secondi, ci rivediamo fra poco. Rieccoci, dopo l'operazione di ho scolato le cipolle, abbiate pazienza, sono stanca, mi sono picchiata col pasta maker finora e... Però aspetta, se te resta lì lo sposto io. Visto che ci siamo, mentre lui cuoceva, io ho fatto queste. Queste sono tagliatelle di pasta proteica, cioè pasta proteica, nel senso che è ceci con... Io non ho problemi di glutine, per cui c'è un pochettino di semola rimacinata e una punta di farro, perché ci ho buttato l'avanzo delle farine, tanto per non restare col fondo del sacchetto. Torniamo alle nostre cipolle. Comunque, ripeto, il bello del cupo è che si fanno 2 cose contemporaneamente. Un filo di olio nel condimento, se volete ci rimettete un goccino di pepe sopra. Ci rimettiamo anche per portarla in tavola, di solito sarebbe meglio metterci la fogliolina intera, ma insomma, anche la sua fogliolina. Ecco qua, cipolla di Tropea in agrodolce, io le ho lasciate leggermente croccanti. Se le volete più morbide, le fate cuocere invece che 45 minuti, un'ora. Ci vediamo alla prossima ricetta. Mi raccomando, il blog in questi giorni ho visitato poco. Io lo capisco che voi andate al mare, ma io ho bisogno anche di un po' di visite, altrimenti non ce la faccio a mantenerlo direttamente. Quindi, se vi capita un girettino sul sito, ogni tanto fatelo. Un saluto a tutti da nonna Stefania, ci vediamo alla prossima ricetta.